La parola al consigliere Guarente, prego. Grazie Presidente. Anch'io mi unisco al coro di auguri sia per i due colleghi consiglieri entrati che i nuovi assessori che purtroppo avranno il compito di svolgere un lavoro durissimo, teso anche a riscattare un po' la figura dell'assessore politico, visto e considerato che negli ultimi due anni ci eravamo quasi assuefatti alla figura dell'assessore tecnico, come se i tecnici poi fossero la panacea di tutti i mali. Torniamo al bilancio un attimo. Allora, il bilancio sappiamo tutti che è un atto squisitamente tecnico, però in quanto atto tecnico, nel momento in cui si decide di appostare dei fondi su una voce del bilancio piuttosto che su un'altra, da tecnico diventa politico. E in quanto atto politico è soggetto a delle valutazioni. Prima ho ascoltato con interesse e con attenzione tutti gli interventi di coloro che mi hanno preceduto, alcuni di una banalità disarmante, sinceramente, altri invece più stimolanti. Tra questi c'era l'intervento di qualcuno che proponeva di riportare la discussione nell'alveo politico. Io nell'alveo politico la voglio riportare. Ho preso degli appunti. Siccome voglio stare alla politica, voglio fare alcune domande al sindaco. Sindaco, a che punto siamo col centro sociale di Malvaccaro? A che punto siamo con Palazzo d'Enrico? A che punto siamo con l'agenda urbana e con le proposte in essa contenute? A che punto siamo con la politica a favore della disabilità e dell'abbattimento delle barriere architettoniche? A che punto siamo con il piano dei trasporti che doveva essere il fiore all'occhiello della città? A che punto siamo con il blocco degli extraurbani all'ingresso della città? A che punto siamo con la cura del verde? A che punto siamo con il sostegno alle imprese? A che punto siamo sulla deroga alla legge regionale rispetto all'agibilità dei locali nel centro storico? A che punto siamo rispetto alla risoluzione dei problemi dei lavoratori? Qui abbiamo degli esempi, ACTA e Facility. A che punto siamo con i parcheggi a raso, che dopo due anni ancora non hanno trovato un'ostetrica in grado di farli partorire? A che punto siamo con la realizzazione delle mozioni approvate in Consiglio? Si pensi alle ultime da noi presentate, sportello unico degli eventi, mobilità, puntualmente approvate in Consiglio e puntualmente disattese. A che punto siamo con la protezione civile, che lei ha prima citato? C'è una proposta che è stata avanzata in Commissione, non so se a sua conoscenza, con cui si proponeva all'amministrazione di utilizzare dei locali di nostra proprietà per mettere a disposizione della protezione civile, visto e consideriamo che sappiamo tutti che viviamo in una terra fortemente sismica e probabilmente ci troveremo impreparati nel momento in cui ci sarà bisogno. Questo per citare soltanto alcune delle proposte che noi abbiamo avanzate in Consiglio, in Commissione o da lei condivise, ma puntualmente disattese. Eppure non parliamo, sindaco, di posti in giunta. Scusatemi, Tonino, ti ho ascoltato con attenzione anche quando hai fatto prima uno sfoggio di captatio benevolenze. Mancava solo l'ordine sacerdotale da ringraziare e poi ringraziato tutti. Quindi. Eppure stavo dicendo, non parlavamo di posti in giunta, di incarichi, di raccomandazioni, parlavamo di azione. Di azioni, quelle sì, che andavano nella direzione del bene della città e non finalizzato un accordo politico che prevedesse ingressi in giunta di qualcuno o di qualcun altro. In un anno e mezzo, sindaco, e mi duole dirlo, ha avuto lei e parte della sua giunta l'abilità di mortificare tutte le proposte avanzate da una classe politica nuova, di intimidire le iniziative, di stroncare gli entusiasmi di una città che credeva in lei e in un'alternativa. Sa, sindaco, perché il centrodestra non è mai riuscito a emergere in questa regione? Perché puntualmente c'è stato qualcuno che ha ceduto alle avanze del miglior offerente. Gli esempi sono tanti. Ricorda ancora Perri, candidato presidente per il centrodestra, una mente brillante, casualmente da 10 anni si trova a ricoprire un incarico politico voluto dal centrosinistra. L'assessore alla sanità Martorano, con Alessandro Galelli e Antonio Vigilante mettemmo in piedi un'associazione, si ricorderà sindaco perché venni da lei 4 anni fa a chiederle di candidarsi a sindaco in nome di quell'associazione,
venne Martorano, candidato presidente in pectore del centrodestra, a dire testualmente: ci sono dei medici, riferendosi a Strazzuso, che si occupano delle attività produttive, è come se io volessi occuparmi di medicina. 6 mesi dopo era assessore alla sanità per il centrosinistra. Adesso prendiamo atto di quest'altro accordo, quindi diciamo ci abbiamo fatti il callo. Ha fatto bene. No, infatti, sicuramente non metto in discussione. Stavo pensando pure di candidarmi a sindaco per il centrodestra, chissà mi esce un assessorato alla regione col centrosinistra. A lei probabilmente, però ho molto da imparare, evitiamo i dialoghi, grazie. A lei sindaco spettava l'arduo compito di rilanciare la città e di riscattare la dignità di una parte politica di questa regione vilipesa e di un elettorato che aveva ritrovato con la sua elezione un briciolo di entusiasmo. L'unico aspetto positivo di tutta questa vicenda è che, come dicevo prima, finalmente abbiamo degli assessori politici. Perché da quando si è insediato Monti, e lo dicevo in un intervento di qualche mese fa, in Italia si è maturata la convinzione che le sorti del paese possono essere salvate solo dai tecnici, come se loro, i tecnici, fossero dei luminari e i consiglieri comunali fossero delle persone le cui braccia sono state strappate all'agricoltura, con tutto il rispetto che si deve a chi si occupa di agricoltura, e non fossero in grado di far altro. Una giunta tecnica che peraltro aveva dei caratteri carnevaleschi, perché solo, sinceramente, uno stolto poteva vedere in quella giunta che c'era prima e in parte di quella che c'è adesso una giunta tecnica. Ognuna delle persone che sedeva sullo scranno della giunta del Comune di Potenza era riconducibile a un'area politica. Quindi di tecnico non aveva nulla, erano nomine politiche. In un giorno così importante, sindaco, io mi chiedo, perché non ho sentito nessuno proferire parola, dov'è il dirigente dell'UD Bilancio? Una persona alla cui assenza ormai ci siamo abituati. È mancato puntualmente ad ogni appuntamento importante che riguardava l'economia e il bilancio di questo ente. Un ente per il quale persone in questo consiglio si sono assunte la responsabilità di votare atti in commissione, in consiglio, eccetera. Casualmente una figura così importante, indispensabile in un momento così delicato, manca. E nessuno proferisce parola, nonostante in passato, quando abbiamo approvato la dichiarazione di dissesto, lei, mi pare, sindaco, sia stato anche richiamato dal prefetto per le continue assenze di un dirigente. Eh no, invece mi risulta di sì. Mi risulta di sì perché mi è stata fatta, a meno che non si trattava di una nota falsa, di un richiamo del prefetto su questa vicenda. Comunque. Allora, un attimo che mi ero perso. Ok, come le scrivevo in una nota che le ho inviato qualche tempo fa, non so se l'ha letta perché non ho ricevuto mai alcuna risposta. In questi 2 anni, sindaco, noi l'abbiamo difesa anche quando era indifendibile, e lei sa bene che gran parte di questo consiglio è composto da persone che non hanno poteri forti alle spalle, che non sono figli di o parenti di, ma che hanno lavorato 5 anni per conseguire un obiettivo. Ora, lei prima diceva che è facile fare opposizione. Sì, probabilmente è più facile fare opposizione che difenderla nel momento in cui il Consiglio Comunale è stato privato anche della vigilanza in un momento particolare storico in cui c'erano 150-200 contestatori. Qualcuno è arrivato a dei veri e propri scontri fisici per difenderla, sindaco, in piazza Sedile. Scontri fisici. Perché poi qualche grosso luminare tra i dirigenti di questo comune aveva deciso che bisognava risparmiare 1.000 euro in più togliendo la vigilanza. Allora, sindaco, io sono stanco, sinceramente, io l'ho detto 1.000 volte. Noi abbiamo avanzato 1 milione di proposte. Un anno fa mi sono alzato in questa assise e le ho detto: io, Fanelli, Cannizzaro, facciamo parte di un'altra coalizione di centrodestra. Avevamo proposto un programma. Le abbiamo proposto 10 punti. Di questi 10 punti le abbiamo chiesto ne vuole condividere 2. Io è un anno e 4 mesi che non ho il piacere di fare un ragionamento politico con lei. Quindi, con convinzione. Ah, un'altra cosa volevo dire. Franco Morlino non c'è. Prima parlava bene della città, interventi così, interventi così. È facile, Franco, parlare con da consigliere che ha 4 assessori. 4! Cioè, penso che neanche Chavez era arrivato a tanto nella storia.
un consigliere che ha quattro assessori, a meno che Aurelio Pace non si inventi i Popolari per l'Italia, non si inventi le quote che dice di rappresentare. Eh? Aurelio Pace rivendica. Consigliere, sto finendo, sto finendo. A concludere. Il sto tempo finendo, di 10 minuti, 8, ne ho impiegati 8, sto finendo. Sono 10, conclusione, sono 10. Dichiarazione. In virtù di quanto appena detto, a nome del gruppo Liberiamo la Città, dichiaro il voto contrario rispetto a questa proposta di bilancio. Grazie.